Max Bugani, che è bolognese, no? E che ha assistito non da lontano a un risultato certo non soddisfacente, che si è dimesso da poco dalla guida della piattaforma Rousseau, dell'associazione Rousseau, per lasciare il posto a Di Battista, che ha avuto anche delle prese di posizione molto, molto nette e dure, e che dice al microfono di Paolo Celata? Allora, Bugani, un saluto proprio preso qui in piazza, perché poi sappiamo che ha un altro appuntamento sulla 7, quindi una valutazione al No, ma che volo, ce ne come frega, chiedeva lo il facciamo noi e direttore. basta. Ma cosa fa ancora sveglio mentale? Ride Bugani, c'è ancora, però allora, si dice praticamente qui è finito tutto, cioè col movimento che è arrivato al 5 e anche sotto, che succede nei prossimi giorni? Lei sarà agli Stati Generali, tra l'altro, di metà marzo, con quale proposta? Sì, il tema è come ci si arriva. Cioè, se ci si arriva pronti a mettere in discussione davvero tutto, ma tutto, tutto, allora ha un senso. Se invece è il luogo in cui si fa la Royal Rumble, la rissa infinita, e chi resta in piedi lo lascio vivo, come diceva Trinità, non ha alcun senso. Cioè, questo risultato me l'avete sentito dire mille volte, il direttore lo sa, è un anno e mezzo che suono l'allarme. Che grido, un grido di dolore, perché era facilmente prevedibile. Lei ha considerato un errore clamoroso presentarsi. Ma un errore clamoroso assolutamente da tutti i punti di vista, sia perché c'era la polarizzazione, sia perché il movimento da un anno e mezzo, adesso ho visto anche quello che ha detto Crimi, andiamo avanti, io non so per quanto vogliamo continuare a negare l'evidenza, a far finta che non sia successo niente. Cioè, sembriamo quello che arriva a casa, vede la moglie a letto col proprio migliore amico e dice: se c'è qualcosa tra di voi vorrei saperlo. Cioè, non si può più andare avanti così. Devo dire, l'espressione è C'è grave, ma un'evidenza, insomma. la battuta ci ha Sì, ha fatto spirito. sorridere. Ma cosa, Bugani, ultimo, ultimo, Purtroppo ultima cosa. è. Che vuol dire tutto, 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 tutto? Dobbiamo discutere tutto, 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 fino a Vuol Grillo? dire. No, Grilla, ma io Lascia penso che l'argomento in questa pure. situazione lasciarci fare una lista con una coalizione folle in Umbria dove si era sicuri di un disastro e non fermare, non fare gli stati generali prima di questa cosa in Emilia Romagna. Io non è che molti ho letto che qualcuno dice una Cassandra, ha azzeccato le previsioni. Sono qui da 15 anni nel movimento, vivo da sempre a Bologna, anche se gli ultimi 2 anni passo parte della settimana a Roma, basta parlare con tutti, comitati, associazioni, sindacati, e si capiva quello che stava succedendo. Il Mi scusi, ma l'azzerare movimento. tutto vuol dire anche staccare la spina all'attuale governo? Rientra anche quello? Il governo è un altro discorso, c'è una responsabilità davanti ai cittadini e ci sono delle responsabilità enormi e dei temi da portare avanti. Anche perché lo dice questo risultato a Bologna, andare a suonare i campanelli, non votare la commissione Segre, hanno creato uno spauracchio forte e questa regione ha reagito, perché questa regione è comunque la regione di Marzabotto, della strage di Bologna, di Francesco Lo Russo, di tante cose. E quindi quando si forza molto poi ci sono reazioni. Chiarissimo.